Parlo spesso di universo e di campo quantico e spesso mi avete chiesto: ma come si fa a entrare in contatto con l'universo? La prima indicazione su come accedere alle informazioni universali te l'ho fornita nel video Meditazione e consapevolezza, in cui ti ho parlato appunto di come attraverso l'autocontemplazione, che puoi chiamare meditazione, tu possa aprire il canale di comunicazione col campo. Oggi ti spiego cosa, cioè quale parte dell'essere è coinvolta in questo processo e forse ti stupirai. Torno da te tra 13 secondi dopo la sigla e i titoli. Esistiamo in una dimensione universale in cui la realtà, ogni possibile realtà, si crea in un solo, unico, preciso istante in cui le infinite onde di possibilità incontrano il tempo. È quella che la nostra scienza, quella occidentale intendo, definisce funzione di collasso d'onda e che altre culture definiscono ciascuna in modo autentico. Mi riferisco ad esempio all'antico concetto cinese di Shi, che esprime esattamente questo, quell'unico preciso istante in cui il chi, energia universale, incontra il tempo umano, quell'unico possibile istante in cui creare una specifica realtà. Interessante, vero, scoprire come 5.000 anni fa un libro come il Sun Tzu, che apparentemente parla di strategie di guerra, arrivi a definire in quattro righe un concetto a noi, donne e uomini del terzo millennio, ancora così difficile da comprendere e accettare? Facciamo un passo indietro. Torniamo all'essere spirituale, o meglio non fisico, per comprendere quale sia l'attore principale di quella rappresentazione sensoriale che chiamiamo realtà. Abbiamo capito che la mente altro non è se non un contenitore in cui vecchi modelli, come i programmi comportamentali che ci sono stati insegnati in età giovanile, si incontrano con le nostre capacità di elaborazione. Stiamo parlando di quella fase preconscia che Jung definiva subconscio, cioè quello spazio non locale in cui inizia la presa di coscienza, l'inizio di quel meraviglioso processo che chiamiamo consapevolezza. Ed ecco il punto focale, quello in cui il nostro amato Jung identifica la consapevolezza del sé con la presa di coscienza. Ricordi l'aforisma che spesso amo citare, rendi cosciente l'inconscio, altrimenti? Questo è il punto, la coscienza che è, come la consapevolezza, nel qui e ora, mentre la maggior parte delle azioni che svolgiamo sono nel passato, quel passato che vive e si alimenta di esperienze filtrate attraverso modelli comportamentali e programmi psicologici che troppo spesso sono l'espressione di chi ci ha, seppur benevolmente, caricato nel drive dell'inconscio. Pensiamo di usare il libero arbitrio, mentre in realtà rimaniamo legati a strutture sociali, relazionali e comportamentali, figlie di condizionamenti spesso epigenetici. Essere consapevoli di sé, coscienti di ciò che siamo e di come e cosa viviamo, è la chiave per entrare in contatto con il campo. La coscienza interpreta ed esprime correttamente ciò che siamo in quel preciso istante, trasmette all'universo il messaggio che porta a realizzare ciò che desideriamo. È un po' come un'antenna in grado di ricevere e trasmettere, di comunicare con il cloud delle informazioni che una volta rese consapevolmente nostre, diverranno il motore della funzione del collasso d'onda. La coscienza, quindi, è qualcosa di interno o esterno? È nel tempo e nello spazio o al di fuori di essi? La risposta corretta è tutto questo. È qualcosa che accade nel momento in cui diveniamo totalmente presenti, cioè testimoni della realtà in cui siamo immersi, la quale è a sua volta non locale né temporale, ma lo diventa in quel preciso unico istante in cui raggiungiamo il migliore stato di consapevolezza interiore.
Quindi mi stai per chiedere, ma allora, se è un preciso momento, è nel tempo. E se in quel momento mi trovo sulla mia poltrona o in riva al mare, o mentre cammino in un bosco, è anche nello spazio? Ottima osservazione. E la mia risposta è sì. Ma solo in quel preciso unico istante in cui incontriamo lo sci, da quel momento in poi diventa quella realtà che nel bene e nel male hai consapevolizzato. Ti faccio un esempio. Sei ad Acapulco, sulla scogliera della Quebrara, e stai guardando di sotto. Sotto di te ci sono 42 metri di vuoto che ti separano dall'acqua. Hai studiato quel tuffo per settimane, hai controllato le correnti, ti sei assicurato che il vento sia favorevole, hai studiato dal mare il ciclo delle onde e misurato il tempo in cui rimarrai sospeso in aria per assicurarti di impattare l'acqua su quella precisa settima onda. Tutto è pronto, ora dipende solo da te. Nessuno si può intromettere tra te e le variabili che hai misurato con grande attenzione. Ti sei allenato per mesi, forse per anni, per compiere quel salto nel vuoto e raggiungere il tuo obiettivo. Mi segui? Bene, perché questo è ciò che ti accade ogni giorno quando immagini il tuo obiettivo, qualunque esso sia. Se lo vuoi realizzare, se vuoi arrivare in acqua in quel preciso istante in cui giunge l'onda perfetta, in cui puoi trasformare un sogno in vittoria o morire nel tentativo, affideresti le valutazioni ad un altro, ti fideresti di qualcuno che ti dà consigli, ma che non si è mai lanciato da quella scogliera? Apriresti le braccia al vento mentre precipiti nel vuoto senza aver analizzato attentamente il meteo? Ma soprattutto, lo faresti senza prima esserti tuffato da altezze inferiori? In nessun caso, giusto? Allora perché sei disposto ad affidare un progetto di vita, la tua vita, a modelli preconfezionati, ad informazioni che non hai sperimentato personalmente? Credo che ormai tu abbia capito. La coscienza è tutto questo, è quella dimensione in cui le informazioni, che nel nostro caso sono frequenze, in cui sei immerso fisicamente, quindi vento, correnti, altitudine, preparazione atletica, eccetera, e quelle in cui vivi spiritualmente, energia interiore, determinazione, coraggio, eccetera, si incontrano trasformando la tua visione in successo o in morte. Devi imparare, conoscere, sperimentare passo dopo passo, giorno dopo giorno, per crescere in consapevolezza ed ascoltare la tua coscienza, che scevra, libera da condizionamenti esterni, è e rimane l'unico strumento in grado di sintonizzarti alla frequenza di Radio Universo, di garantire la comprensione reciproca delle informazioni che ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi. La coscienza è ciò che ti consente di impattare l'acqua in quel preciso, unico istante in cui si gioca la partita tra vivere, sopravvivere o soccombere. Dedicale tempo, nutrila di consapevolezza e quando ti senti pronto, salta.